Grazie. Enzo per me era... non era. Perché io quando sono in teatro lo sento ancora. Guardo in alto a destra, dovrei guardare a sinistra, ma... era un padre, uno zio più importante del padre, a volte il fratello minore addirittura. Io mi ricordo che quando lui andò a Canzonissima, era in testa con Vengo Anch'io, No Tu No, gli gira di andare a cantare alla puntata successiva, e quando gli zingari arrivarono al mare, e da primo passò penultimo, mi ricordo che mi disse penultimo, neanche ultimo, penultimo, però l'aveva cercata e ci aveva anche goduto. Non esagerare, non esagerare. No, no, la facciamo giusto. Perché... era quei personaggi, come c'era un giocatore che divenne anche un poeta di calcio che lui apprezzava molto, che si chiamava Vendrame, che durante una partita calciò una lecca, che in gergo è un tiro forte, contro la sua porta, centrando in pieno la traversa. E nell'intervista gli chiese: ma cosa è saltato in mente di fare un gesto così autodistruttivo, no? Che poi non lo fu, perché lui centrò la traversa, dice: guarda, la gente paga il biglietto, la partita era noiosa, gli ho voluto dare un brivido. Enzo, non è un caso che apprezzava quel tipo di giocatori.